Buongiorno da Leandro Maggi, continuano le nostre interviste alle aziende più colpite in questo momento dagli aumenti delle materie prime, dai carburanti, della difficoltà di approvvigionamenti. Oggi siamo con Arnaldo Bovolenta, CEO di Produttori Sementi Polesani, che rappresenta idealmente il mondo agricolo. Un mondo agricolo alle prese con tutte le sfide di qui sopra e in più con una siccità che sta diventando sempre più preoccupante. Quindi buongiorno Arnaldo. Com'è lo stato di salute del suo settore? Ma innanzitutto noi veniamo da 2 anni di pandemia che ha molto fiaccato le nostre energie, anche nel mondo agricolo. E adesso si è aggiunto da 20 giorni a questa parte, se non vado errato oggi sono 21-22 sì, giorni di guerra, che quindi stanno fiaccando ulteriormente le risorse nel mondo agricolo. In più, se aggiungiamo tutto questo, e quindi caro carburanti, basti pensare che nel mondo agricolo oggi l'azienda agricola spende da 1,30 a 1,50 per quanto concerne il costo carburante, litro, che non può effettivamente sussistere un discorso del genere, cioè l'azienda agricola non può supportare prezzi del genere. Adesso, tra l'altro, si stanno inserendo anche altre problematiche, per esempio il problema dei concimi. Non da ultimo lunedì una grossissima realtà azienda, anzi la prima fabbrica, la prima produttrice di azoto a livello nazionale e forse anche a livello europeo, la Yara, ha chiuso i battenti perché non riesce a produrre a queste condizioni. Un gas che passa da 40 euro alla 40 euro al megawatt ora a 238 nel giro di poco tempo, effettivamente non è sostenibile un discorso industriale del genere. Ecco, ma la domanda è questa: guardando un pochino i dati, ci sono, a parte che ricordavo appunto lo stabilimento Yara che è di Ferrara, esatto, quindi tra l'altro è una realtà molto vicina a Polesine e sicuramente creerà nell'indotto e nelle persone che occupate grossissimi problemi. Però io leggo qua, l'urea passa da 1000 euro, cioè da 350 euro a 1000 euro, il per fosfato minerale passa da 350 a 850 euro alla tonnellata, ma è giustificabile per cosa questa? C'è un cartello, ed è questa la domanda che si stanno facendo molti per quanto riguarda anche l'aumento del gasolio e quant'altro. C'è un cartello che sta speculando su questo o perché? No, ci sono prezzi a livello internazionale. Basti pensare che oggi, a fronte anche di questi grossi aumenti, non c'è prodotto. Manca il 35-40% di azoto in Italia. Domanda offerta. Esatto, quindi se effettivamente fosse anche un discorso speculativo, il prodotto ci sarebbe, invece non c'è prodotto. Non esiste prodotto, mancherà il 35-40%, dopodiché da aggiungersi a tutte queste problematiche c'è anche il problema della siccità, tutto il bacino del Po manca l'acqua effettivamente, ragazzi, nella pianura padana non ci sarà acqua, addirittura qui si vocicchia che dovrebbe arrivare a metà aprile, che quindi è un grosso disastro. Stanno soffrendo colture come grano, orzo, stanno effettivamente soffrendo e quindi è tutta questa qui, tanti la chiamano la tempesta perfetta, no? Lei mi chiede se è giustificato un prezzo di 100 e più euro, non 100, 100 e più euro dell'urea adesso, addirittura si vocifera di 120-130 euro quintale. Non è sostenibile, l'azienda agricola non può sopportare degli aumenti del genere, sia ben chiaro. Tanti dicono, ma sono aumentate anche le derrate alimentari, che effettivamente sono aumentate, però in quanti hanno in mano ancora prodotti da vendere alle quotazioni attuali del mercato? Il 10-15% delle aziende agricole ancora ha in mano derrate alimentari da poter vendere, quindi poter utilizzare. Allora, io sto appunto seguendo il momento di crisi di varie categorie. I pescatori, per esempio, qualcuno non va a pescare perché non è più conveniente, costa molto di più muoversi con una grossa imbarcazione, eccetera, e si fermano. Gli agricoltori sono anche loro a questo punto. E in seconda battuta, quanto è vincolato il produttore agricolo all'ultima catena della filiera, che è il supermercato?
Quindi ecco, gli aumenti sono compensati poi dopo l'apprezzo finale? Io la ringrazio per la domanda, perché è una domanda molto importante. In questi ultimi anni, in questi ultimi 2-3 anni, le aziende agricole che vogliono rimanere sul mercato, cosa hanno fatto? Hanno sposato delle filiere importanti, una fra tutte la filiera Barilla, la quale ti garantisce un prezzo, ti garantisce un premio quintale, che quindi ti garantisce che il tuo prodotto sarà ritirato, e quindi questa è la strada da seguire. Non solo, ma Barilla garantisce anche un prodotto qualificato, un prodotto tracciabile, e addirittura con la famosa regola del 3% va anche a salvaguardare l'ambiente, quindi sempre più consumatori sono sempre più interessati a prodotti cosiddetti sostenibili tipo Barilla. E il produttore ha un ritorno maggiore rispetto? Certo. Come le dicevo abbiamo un listino della borsa di Bologna garantito, abbiamo un premio, una maggiorazione con un premio a livello aziendale, e quindi questa va anche a garantire l'azienda agricola. Ci ha raggiunto anche un amico, Silvio Succi, agricoltore della provincia di Ferrara, e naturalmente anche lui chiediamo qual è in questo momento la paura e la perplessità più grande per voi agricoltori. Ma la perplessità è quella, naturalmente, che l'investimento nella campagna è aumentata notevolmente, si è venduto bene il prodotto che abbiamo raccolto nell'annata precedente. Adesso dobbiamo capire se questo prezzo si mantiene anche per il raccolto successivo, o se invece torna alle origini di un paio d'anni fa, perché l'investimento in questo periodo è più che duplicato. Cioè, lei dice, se i prezzi che in questo momento valgono 10 si tranquillizzano le cose, arriva a 8 e noi ci abbiamo rimesso. A 8 metti che viviamo ancora, ma semmai torna a 2-3 anni fa, che arriva a... Sì, ecco. Rispetto a 10 o a 5? Sì, a 5, praticamente, perché era doppiato tutto l'investimento. Il gasolio poi non ne parliamo, perché da 0,50 a 0,60 è passato a 1,60 euro. Questo è un problema che coinvolge tutte le aziende agricole, in particolar modo le aziende agricole anche strutturate come quella dell'amico Silvio, e a mio avviso a maggior ragione vale la regola della filiera, cioè essere efficienti e essere inseriti in contesti particolari e all'interno di determinate filiere sicure, che garantiscono una vendita, un prodotto e una rendita finanziaria. Certo, la filiera ti dà una mano, ti dà una certezza, però per adesso come filiera abbiamo la Barilla che ci tiene abbastanza su, ma adesso come altri prodotti, altre colture, tipo le patate, non è che gabbi la filiera anche delle patate. Stiamo arrivando con una filiera importante, la filiera dell'orzo da birra. Bene, allora punteremo anche sull'orzo per avere un secondo raccolto da soia o da mais da ceroso, e fare un secondo raccolto per cercare di quadrare i conti, però dobbiamo aspettare.